Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di The Witcher e sconfiggiamo queste bestie che non sono altro che Barghest. Prendete dei cani spettro, dei lupi spettro, non so come definirli. Probabilmente una voce del diario ce lo spiegherà. Comunque, benvenuti tutti in questo nuovo video di Signore, per caso sapete di cosa parlando, si chiama qua lo YouTube. Sì. Cos'era quella? Di certo magia. La bestia! Geralt! L'era della spada e dell'ascio si avvicina. L'era del bianco gelo e della bianca luce. L'era della follia e del disprezzo. Ted Dale, l'era della fine. Questo mondo perirà tra i ghiacci e rinascerà con un nuovo sole. Rinascerà dal sangue ancestrale, da Enniker, da un seme piantato. Il seme non germoglierà, ma verrà avvolto dalle fiamme. L'antica profezia elfica di Itlina. Spero che stia bene. Pare che ci abbia salvati dalla bestia. Già, così pare. Ah, spero che non sia ferito. Cercherò qualcuno che si prenda cura di lui. Non possiamo lasciarlo da solo. Nel frattempo alloggeremo alla locanda. Ho incontrato dei cani selvatici lungo la strada. Erano diversi da questi. Non ricordo del pelo verde. Ne sai qualcosa? Terrorizzano e uccidono gli abitanti del villaggio. Il branco è guidato da un grosso segugio. La gente lo chiama la bestia. Qualcuno potrebbe essere disposto a pagare per l'uccisione della bestia. È quello che fanno i Witcher, no? Basta parlare di mostri. Cosa ti porta qui? Sto cercando un uomo con una spilla dei Salamander. Abbassa la voce. È stato qui, ma i contadini non parleranno. Il reverendo potrebbe saperne qualcosa. Chiedigli anche della bestia. Lo farò. Qualcos'altro? Sì, allora, chi sei? Io gli chiederei, giustamente. Sì, ci conosciamo? Sono io, Shani. Non mi riconosci? Ho sentito dire che eri morto. Sfortunatamente ho perso la memoria. Temo di non poterti aiutare. La medicina è una scienza ancora giovane qui nel nord. Posso dirti che a volte la memoria torna da sola. Non è poi così male. Mi ci sto abituando. Odio ammetterlo, ma in questo le maghe potrebbero essere più indicate. Forse una di loro potrebbe aiutarti. Chissà quale. Allora, a questo punto noi chiediamo tutto il resto, come al solito che avete visto fare nei miei gameplay. Sai qualcosa su Salamandra? Sono un gruppo di banditi che terrorizza gli abitanti della zona. Ieri hanno riportato un ragazzo. Lo avevano frustato con una lamia. Una lamia? Un frustino Mayhem con piccoli barbigli e uncini. La maggior parte dei paesi civilizzati le ha proibite. Il ragazzo era delirante. Ha detto qualcosa riguardo un riscatto e il reverendo. Ahimè, è morto durante la notte. Grazie. Potrei fermarmi più a lungo del previsto. Perché ti interessa tanto Salamandra? Hanno ucciso un amico e hanno rubato qualcosa di mio. Non vorrei essere nei loro panni. Cosa ti Cosa ti porta? porta da queste parti? Sto andando all'ospedale Lebioda di Visima per aiutare a combattere la peste catriona. Quando partirai? Quando avrò finito di aiutare le vittime dell'attacco dei mastini, non posso abbandonarli. Ciò mi tratterrà un po', ma ci sono dei feriti che morirebbero senza il mio aiuto. Cioè, non paravi proprio finito di aiutare le vittime dell'attacco dei mastini. Però poi in realtà nel parato dice tipo 3000 cose in più. Tipo, sembra che hai senso di colpa. Vabbè, comunque, cresta Che la ne diavi. sarà di Alvin? Di Non lo so, forse un abitante del villaggio lo adotterà. certo qualcuno lo vorrà. Qualcos'altro? Arrivederci. Arrivederci. Che palle che non, di non poter Calma, mettere andrà a, tutto bene. in inglese con i sottotitoli in italiano. Va bene, noi non andremo subito al reverendo. In questo episodio, credo che potremmo già farlo, visiteremo i... Attaccasi? Una bacheca. Forse potrei trovare del lavoro da Witcher. Nella bacheca ci sono gli annunci per uccidere i mostri. Queste missioni le farò io al limite off screen. O proprio non le farò perché sono proprio talmente base, semplici, hanno talmente poco poi che non ne vale la pena. Comunque, nelle taverne ci si può pagare per, cioè, per starci, nel senso proprio per poterti fermare qua davanti a predicare, a meditare. È una cosa epica. Oggi parleremo con un personaggio che ci ricorderemo per tutta la trama. Quindi
Un personaggio importantissimo. No, non è vero, però che sarà importante in futuro. Calstein. Tre grammi di Optima Mater, una goccia di soluzione di mercurio e... Oh, scusa, ero perso nei miei pensieri. Salve. Salve, io sono Kalkenstein, l'alchimista. Geralt, un Witcher. Un Witcher? Quanto vorresti per lasciarmi esaminare il tuo corpo? Non potresti mai permettertelo. Ma faresti un grosso favore alla scienza. D'accordo, d'accordo. Anche se mi sembri uno che stima la conoscenza. Rispetto la scienza e gli scienziati, e anche gli alchimisti. In cambio, mi aspetto lo stesso rispetto. Capisco. Beh, forse potremmo convenire per un accordo post-mortem? Il mio rispetto per gli alchimisti sta per ridursi drasticamente. D'accordo, d'accordo, mi dispiace. Allora, è un alchimista, quindi, beh... Le solite domande, ormai siete abituati. Non mi sembri della zona. Sto tornando a Visima dopo un grande raduno di alchimisti, piromanti e geomanti a Oxenfurt. Magnifica città, Witcher. La culla delle scienze. Senza dubbio. Il raduno è giunto a qualche conclusione specifica? È stata un'esperienza incredibile. Ho presentato le mie dissertazioni su... Specifica? I raduni non vengono organizzati per essere specifici. Non sono sicuro di capirne il senso. La scienza è come un grosso fiume, pieno di correnti, mulinelli e secche insidiose. Un singolo zatteriere non potrà mai conoscere tutti i segreti del fiume. Dovrà recarsi al molo e condividere la sua conoscenza con gli altri zatterieri. E ubriacarsi e spendere tutti i suoi soldi in prostitute. Ora capisco cosa intendevi con questo raduno. La scienza è come un fiume. Ah, scusa, mi ero perso nei miei pensieri. Stavamo parlando del tuo ritorno a Visima. Sì, per colpa della quarantena sto perdendo tempo in questa locanda. Mi attende una ricerca estremamente importante. Cosa ci faccio qui? Seduto in questa fogna a bere alcol. Alcol di pessima qualità. Ho spedito un messaggio a un mio amico. È un alchimista anche lui. È la mia unica speranza. Mi manderà un lasciapassare. Bene. Ti auguro buona fortuna. Grazie. Devono farmi entrare. Certo, devono. Chiedi sempre alla gente di esaminarla o di eseguire delle autopsie? Certo che no! Ma tu sei un mutante. Un modello scientificamente migliorato. Qualcosa di naturale. Questo spiega tutto. Ma non offenderti, sono soltanto curioso. Ti serve l'aiuto di un Witcher? Sì, leggi l'annuncio che ho appeso qui fuori. Lo faccio off screen, al limite. Perché vi tedierebbe soltanto avanti e indietro per la mappa in cui vi posso uccidere i vostri, aspettare il drop e tornare indietro. Quello che sarebbe noioso per tutti. Volevo chiederti dell'alchimia. Finalmente qualcuno con cui valga la pena di parlare. E io che pensavo che gli abitanti della zona non avessero altri interessi che i loro problemi quotidiani. Innanzitutto non sono della zona. Secondo, se tutti gli abitanti si interessassero all'alchimia, gli alchimisti morirebbero di fame. Ah, tipicamente miope. Witcher, l'alchimia è la madre di tutte le scienze. E lo sai perché? Perché ci permette di comprendere il mondo. Tutto ciò che ci circonda non è altro che parte dell'alchimia che cerchi tanto di deridere. In ogni istante i processi alchemici traspirano dal tuo corpo. Ti permettono di mangiare, respirare ed espellere i rifiuti. Inoltre, sono responsabili per i tuoi pensieri e i tuoi sentimenti. Cambiamo argomento, prima che i contadini decidano di bruciarci sul rogo. Nessuno può tappare la bocca alla scienza. Ma... D'accordo, cosa vuoi sapere? Ti fa altre cose specifiche. Specifiche. Chiediamo tutto. Credo che non potrò farvi vedere altre cose. Credo che parleremo soltanto con Kalkenstein. Poi basta per questo video. È molto importante questo per conoscere questo personaggio. E ci accompagnerà per tutti gli episodi di The Witcher, in realtà. Tranne uno, forse. Come ottieni le tue basi alchemiche? Per ottenere i giusti distillati, ti occorre un equipaggiamento alchemico.
Io stesso uso un riduttore in coppia con un alambicco e aggiungo una colonna correttiva e un raffreddatore di rame. E se non avessi un riduttore a portata di mano? Capisco, lavoro sul campo. Olaf dovrebbe avere un po' di vodka decente o dell'alcol che possono funzionare come base alchemica. Dove trovo gli ingredienti? Se desideri cercare gli ingredienti da solo, avrai bisogno di libri contenenti immagini e descrizioni degli ingredienti derivati da piante e animali. Altrimenti puoi rivolgerti ai mercanti, ma ti spenneranno. Se invece ti servono tessuti e organi di mostri, in genere io assoldo un witcher o un cacciatore. Beh, quindi mi assoldo a me stesso. Oh, Geralt! Sì? Tieni! Per cosa? Devi cercare di battermi tre al goal. Va bene. Quanto è la paga? Ok, 10 oren. Va bene, 10 oren. Sì, parla solo e si fa. Scusate. Mi interessano le formule. Le formule già pronte sono piuttosto rare e costose. Ti consiglio di sperimentare e modificare le formule già in tuo possesso. La maggior parte della gente sottovaluta il valore del metodo empirico nella scienza. Sconsiglio fortemente. A volte trovate le formule più importanti. Le formule più importanti sono rondine, allocco e un'altra. Non sto scherzando, voi potete fare il gioco con rondine e allocco. Anche solo rondine e allocco, io consiglio un'altra, che però vedremo molto avanti nel gioco e non ve la dico. Anzi, ve la posso dire perché è stata detta la morte di Leo, il decotto di Raffard Bianco. E quelle lì, quelle sono le più importanti, perché rondine ti dà una rigenerazione della vita, l'allocco ti dà la rigenerazione della resistenza e ti permette di utilizzare più segni, il decotto di Raffard Bianco ti dà una vita al momento. Poi ci sono altre minori che servono in casi più o meno specifici, ma che possono anche essere inutili. Cioè, nel senso, puoi rinunciarci. Comunque, cambiamo argomento. Non credo che dobbiamo chiedere altro. Cambiamo argomento. Ma abbiamo appena iniziato. Arrivederci. Arrivederci. 10 minuti di video. Con questo li ho già superati. Vedo. Lasciate un commento se vi è piaciuto il video, il pollice in su. Iscrivetevi al canale e lasciatemi una critica. Beh, qui da Leone. Ciao a tutti, al prossimo video. Nel prossimo video vedremo meglio questa sezione. Ciao a tutti.